Bene, eccoci qua su Yokai Watch Academy, vita da studenti. Nello scorso video abbiamo finalmente controllato la potenza di Mikettio e siamo diventati il saltatore. Quindi un nuovo mostro molto potente, ovviamente controllato da Gibastiano perché sennò non poteva essere protagonista. Inoltre abbiamo scoperto che il professor Whisp è un alleato prezioso perché ci ha aiutato ad andare nel passato e salvare la vita di Valerio. Ma vediamo ora invece cosa ha da dirci. Ci ha detto di andare a dormire. Eccolo qua, infatti. Oh no, è Magenshi. Ma che? Signorina Reali, è richiesta la sua presenza alla Torre Valore. Venga. Cosa? Non ci credevo, professor Whisp fa il doppio gioco? Ah, quindi dovevamo andare il giorno dopo però a scuola dal preside. Vabbè, un po' complicata come cosa, ma ok. Praticamente lui è Piton di Harry Potter, fa il doppio gioco. Cosa? Sul serio sa giocare a due giochi insieme? Come fa? Ma no, sciocco, intendevo dire che fa finta di collaborare con il nemico. Beh. Oh 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 oh, Babbo Natale. Sì, è la verità. Ma per quale motivo ha voluto complicarsi così la vita, professore? Non avevo scelta, ragazzi. Gli alieni scoprirono in me dei poteri spiritici inusuali per un umano. Così mi presero tra loro obbligandomi a controllare i tenebrosi della scuola. In modo da farvi rivoltare contro di voi per distruggervi. Io però decisi di fare a modo mio, interpretando diversamente gli ordini. Che intendi dire con questo? Beh, ho semplicemente aumentato con cautela la forza dei tenebrosi, così da permettervi di sconfiggerli facilmente e così allenarvi. Quindi siamo carne da macello. Cosa? Dici sul serio, professore? Quindi è grazie a lei se siamo migliorati tutti così velocemente? Veramente sarebbe grazie al robot che si trova vicino al monte inceneritore, ma vabbè. Velocemente? Non credo che sia proprio la parola giusta da usare. E lei sapeva tutto questo già da tempo, signor preside. Sì, ma ho preferito non dirvi niente per evitare ulteriori guai con gli alieni. Ah, giusto, prima di congedarci c'è qualcos'altro che dovreste sapere. Sul serio, vuole parlarci di Antonella, forse? Ah, non posso credere che tu abbia detto veramente una cosa simile! Prego, entra pure. Quella è Calixa Crux! Ma, sbaglio, avevamo scoperto che si trattava di un androide. Infatti, il vero alieno era il Zemechia che la controllava da distanza. Ma allora, chi è questa Calixa? Capisco la vostra preoccupazione, ma vedete, lei è una nostra alleata. Come? Il preside ha ragione, lasciate che vi racconti tutto. Un tempo, io ero la principessa del rigoglioso pianeta Andromedus. Era un pianeta meraviglioso, ma fu distrutto dall'esercito di Mazera. Io riuscii a fuggire, ma non sopportavo l'idea di essere stata l'unica a farcela. Per questo mi unì a Mazera nel suo viaggio verso la Terra. Con lo scopo di salvare almeno il suo popolo dalla distruzione. Quindi, anche tu stavi solo cercando di proteggerci. Beh, se è così, sei stata davvero gentile, grazie. Quando sono arrivata qui ho preso il nome di Calixta Crux. Ma il Zemechia, che era a capo dell'invasione, si accorse subito di me. Quella strega mi catturò e iniziò a controllare il mio corpo. In questo modo mi sfruttò anche per presiedere la commissione disciplinare. Capisco. È così che sei diventata la Calixta che abbiamo conosciuto. Esatto. Ma poi, quando Zemechia scoprì dell'aspirapolvere anti-alieni, mi sostituì con un androide identico a me, così da non essere scoperta. Ora capisco perché quella volta il segnalatore A non funzionò. A quel punto per loro divenni inutile e mi rinchiusero nella Torre Valore. Fortunatamente, il professor Whisp giunse a salvarmi poco tempo dopo. Già, proprio così. Wow, devo dire che non smette mai di stupirci, professore. Ma è incredibile, professor Whisp ha fatto come quei ninja della TV. Su via, basta con le lodi ora. Non posso permettere che gli alieni facciano del male anche alla Terra. Se per voi va bene, vorrei aiutarvi nella vostra lotta contro di loro. Per me va bene. In fondo più siamo e meglio è. Sì, sono d'accordo. Non c'è motivo di rifiutare. Bene, Calixta, o come ti chiami, benvenuta in squadra! Ragazzi, grazie mille a tutti, davvero. Signor Preside, è terribile! Signorina Vapore, che succede? Dei testimoni riferiscono che sua figlia Emma è stata portata alla Torre Valore.
Che cosa? Emma? Sei stata portata alla Torre Valore, allora? Sì, deve essere stata Edna Lucente ad ordinare il suo rapimento. Lo sapevo! Dannati alieni, ve la farò pagare! Bene, Club FY, tocca a voi! Salvate la mia piccolina, in fretta! Ma gli alieni la tengono in ostaggio, riusciremo davvero a farcela? Ma pensarci bene, potremmo usare la situazione a nostro vantaggio. Che intende dire? Intendo dire che Emma non è da sola, in realtà, sapete di cosa parlo, vero? Ma certo, Emma il Grande! Precisamente, anche se noi non ci siamo ancora ripresi del tutto, Emma non è certo così debole da non sapersi difendere da sola. Ma certo, e non vedendoci arrivare subito di sicuro rimarranno sorpresi. Sì, però ci serve comunque una strategia per affrontarli, no? Ce l'ho io e si chiama attacco frontale. Se li coglieremo di sorpresa per noi sarà più facile riuscire a liberare Emma. Ah, allora non cambia niente rispetto al solito. Sì, in effetti hai ragione. Sarà anche azzardata, ma è l'unico modo che abbiamo per salvare Emma. Per cui andate, Club FNY. Correte a salvare la mia piccolina. Sì. La battaglia in fervora. E beh, eccoci qua dunque. Ah, Calixta, che ci fai tu qui? Va bene. Sì, ora poi collabora con noi. E vabbè. Allora, vediamo un po' questa missione, va. Scontro la Torre Valore. La signorina Vapore ci ha detto che Emma è stata rapita e portata all'interno della Torre Valore. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo salvarla a tutti i costi. Andiamo allora. Il livello che ho adesso non è uguale a loro, ma comunque dai. A pallonate. Oh yeah. Oh, potenza massima. Yes. Aiuto, che fa questa? Oh. Vabbè, sta ferma, io attacco. Sì, vabbè, Golem, stai buono però, dai, non fare disastro, su. Ah, ma penso che potevamo andare anche senza affrontare le due signorine lì alla reception. Ah, non posso usare i razzi qui, è vero. Quindi andiamo sopra. Oh, buongiorno, Emma. Ti sei svegliata finalmente. Ma tu sei... Benvenuta alla Torre Valore, mi presento, io sono Edna Lucenti. Oh, giusto, non puoi stringermi la mano visto che le hai legate. Perché mi avete portata qui? Che cosa volete da me? Te lo spiego subito, tranquilla. Dunque, il mio capo mi ha riferito di aver percepito in te un grande potere e mi ha detto che non tenerlo sotto controllo sarebbe stato un problema. Un grandissimo potere, dici? A che cosa ti riferisci? Smettila di fingere. Forza, fallo uscire. Ma di che parli, scusa? Beh, immagino di non avere scelta allora. Dovrò usare la forza. La forza? Bene, tortura del rilascio! No, ferma, che cosa vuoi fare? Mi dispiace, cara Emma, ma la colpa è tutta dello spirito che è dentro. Ma dannazione, era ovvio che non potesse essere così semplice. Ma va bene così, almeno ora un indizio in più. Oddio, che bisogna fare? Dobbiamo sconfiggerli tutti entro il tempo limite, immagino, vero? O devo andare semplicemente all'ultimo piano? No, devo sconfiggerli tutti, ovvio. Ancora e vai via. Oh, perfetto. Oh, sconfitti tutti. Ora con calma, con moltissima calma. Fammi raccogliere tutto qua. Oh, e beh, ora possiamo andare. Bene. Altri nemici da sconfiggere? A quanto pare no. Oh, invece sì. Ma questa non è a tempo stavolta? Vabbè ragazzi, io non capisco le scelte stilistiche di questo gioco, ma se riesco a beccare i nemici sarebbe meglio, mo non è per dire nulla, ma insomma. Beh, questa era forte, dai. Mamma mia, che potenza che ha G-Bastian. G-Bastian Niadas.
Chi è che manca ancora l'appello? E dai! Chi è che schiaffa ancora? Ma che va questo? Stai buono pure tu, dai! Oh, e ci siamo! Ah, perché si collega dopo, certo! Ah, e qua c'è di nuovo da sconfiggere tutti quanti in un battibaleno. Io vorrei solo farvi notare l'intelligenza dei miei compagni che sono rimasti là dentro. Dei geni. E voi potreste dire, ma potevi cambiare personaggio e uscire da lì dentro. Sì, e voi direte, perché non l'hai fatto? La verità è che non ci ho pensato. Quindi, in parte è colpa mia, ma in parte il computer potrebbe anche capire che il loro leader è lì fuori che sta morendo, no? Ah, ci fanno riprovare? Ma con Gibastiano che è rimasto lì a terra? Vabbè. Chi manca? Al pelo. Raga, le stoffa tutte quante al pelo. Ma Genshi! Gibastiano! Di nuovo voi? Ma come diavolo avete fatto ad arrivare fin quassù? Basta con questi convenevoli. Liberali immediatamente! D'accordo. Oh? Huh? Vai, sei libera. Raggiungi pure i tuoi amici. Gibastiano. Emma, va tutto bene? Sì, grazie. Il professor Whisper aveva ragione. Emma deve averla protetta. Ciao, ciao Emma, non mi servi più a nulla ormai. Cosa? Come ti permetti? Sto solo dicendo la verità. Sarebbe stato inutile indagare su di lei. Ora però veniamo a noi. Dato che siete venuti fin qui, promettetemi di accogliervi a dovere. Stai indietro, Emma. Potrebbe essere pericoloso. D'accordo, ma fate attenzione anche voi, va bene? Che cos'è tutta questa impazienza, mia cara Elzemechia? Mio signore! Non è ancora il momento di mostrare a questi terrestri tutta la nostra forza. Quindi quella voce era davvero Mazera? Gli ordini non si discutono. Ma ora che cosa potrei fare? Ah, ma certo! Sì, ci penseranno loro a sistemarvi. Prego, ragazzi, entrate pure! Barboncino, la leader del team! Bulldog, la parezza in gamma! Husky, sono super veloce! Terrier! Segugio! E tutti insieme formiamo... la squadra speciale UFO! Cosa? E questi chi diamine sarebbero? Non l'avete ancora capito? Questi 5 sono i cani più forti che abbiate mai affrontato. Dici sul serio? Anche più forti di Lupo Scuro e Pitbull? Potrei farvi una domanda? Per caso noi ci siamo già incontrati da qualche parte prima di oggi? Ah, sì, sorella! Ora che ci penso mi sembra di averlo già visto! Esatto! Già, proprio così! Ah, non avrei mai immaginato di rivedere proprio lui un giorno! Non allargarti troppo, Bulldog! Ora parlerò io! Ne è passato di tempo, vero? Sei cresciuto tanto, terrestre!
Beh, vorrei dire che stavolta il tuo aiuto si rivelerà molto più prezioso. Non è possibile, lo sapevo. Voi siete gli stessi di quel giorno. Esatto, a quel tempo volevamo combinare insieme geni umani e alieni, per cui rapimmo 4 malcapitati assorbendone i geni per potenziarci. Sai, a differenza tua, i tuoi amici furono molto d'aiuto alle nostre ricerche. Dobbiamo ringraziarti di cuore per averceli lasciati così facilmente. No, ve la farò pagare, potete starne certi! Sei sicuro di quello che dici, Serpi? Sì, ne sono certo. Sono loro gli alieni che hanno rapito i miei amici. Tranquillo, amico. Ti aiuteremo a vendicarti di loro. Matteo ha ragione. Non vi perdoneremo mai per ciò che avete fatto a Carlo. Ragazzi. Beh, che dire. In effetti sembrate piuttosto determinati, devo ammetterlo. Ma non importa. Se useremo tutta la nostra forza non avrete speranze. Bla bla bla. Avete finito di abbaiare? Perché non risistemate e basta? Sì, ai tuoi ordini. Possiamo cominciare quando volete. Sono d'accordo. Ah, non vedo l'ora di gustarmi quei croccantini. Ehi voi, basta prenderci in giro, saremo noi a vincere, vedrete. Sì, ben detto. All'epoca ero debole e non riuscii a fare niente per i miei amici. Ma stavolta non finirà così, ne sono certo. Ora sono cambiato. Squadra speciale UFO, io vi sconfiggerò a tutti i costi. La medaglia di assolo finale. Preparatevi alieni, sto per suonarvi come si deve. Vi farò assaggiare la stessa medicina di quella volta, in nome dei miei amici. Oh yeah, è tempo di un po' di rock and roll. Questo è tosto, amici miei, eh? Qui non si tosce, ci si mena e basta. Vabbè, iniziamo a menare le mani anche noi, dai. Livello 300. Wow, ma Valerio è già andato KO. Devo aspettare che mi si carichi lo yokai, perché se no... aiuto! Vabbè, Valerio però mangia anche da solo, quindi va bene. Tanto posso attaccare un pochetto. Sì, faccio pochissimi danni, ma li faccio. No, 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 no. Mi dispiace, ma no. Sta arrivando il nostro attacco speciale. Allora intanto vi meno, eh. Così mi carico prima il potere. E ora che sono carico non ce n'è per nessuno. Si mena a tutti senza risparmiare nessuno. Devo caricare però prima un attimino qualche attacco, perché sennò, amici miei, qua non si combina nulla. E invece no, se fa male lo stesso, fa male. Finito? Già, questo è il massimo? Questo è il massimo che abbiamo fatto di danno? Wow. Siamo fortissimi. No ragazzi, non gli facciamo proprio niente. Manco li sentono i danni questi. Ma contro chi stiamo combattendo? A squadra genio questa, ovvio, però. No, aiuto! Che... ok, sono salvato. Allora, no. No, questo attacco è inutile, devo cambiarlo. Gli faccio qualcosa quando stanno così, perché sarebbe curioso magari anche provare a stordirli in quella maniera. No, ma dai! Ma che cavolo fai? Ma non è vero niente! No, no, com'è finito? Buonanotte a quando mi ricarico, allora. Ma guardali, guardali come vengono qua ad attaccarmi, guardali. Ah, vabbè, allora. Mamma mia! Aiuto! Ora mi inseguono? Ah, ora inseguono, prima no! Oh, però, dai, caricati, Oi, oi.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tutti quanti, vabbè, ma allora... però... No, vabbè, no. Non è... Ma cosa fate? Ma non si può giocare così, amici miei, è impossibile. Ma non si fa così, no, non è... Ma scusatemi, ma io cosa... Ma sono da solo. Ombra Galattica non esiste Ombra Galattica. Sì, però se ti sto attaccando ti devi anche un attimino fermare, eh? È il buon senso che te lo comanda. Vabbè, fate sto attacco, boh. Sì, vabbè, quello si fa colpire senza proprio... Senza meno, eh. Oh, e uno è andato. E uno è andato. Oi, oi. Allora, c'è anche Serpente Celeste. Vai, grande serpentello mio. Ti voglio bene, serpente. Che cosa ho fatto? Perché ho premuto B? Vai, grande serpentello. Ti voglio bene, serpentello mio. Bravo. No, Valerio! No! Valerio, oh, grande serpente! Ho sbagliato pulsante. Non volevo attaccare, ma... Grande. No, ci sta solo prendendo, invece. Grande un corno. Ma Valerio, ma vuoi mangiare, santo cielo? Mangia, per l'amor del cielo, mangia! Vabbè, allora. Va bene. E ritrasformiamoci ancora una volta. E Bulldog è quasi andato. Dai che ce la facciamo. Dai. Dov'è quel Bulldog maledetto? Cioè, perché è un nemico cattivo, non è un cane vero, sia ben chiaro. Io non ho nulla contro i cani, vorrei ben precisarlo. Però i gatti sono superiori. Tutto qui. Ok. Oh, e mo che ne sono di meno è più facile, no? Allora, siccome non mi sembra che faccia nulla mentre stanno in questa situazione, direi di evitare, no? Cavoli, è resistentissimo il barboncino, ehi! Ah, vabbè, no? Ma gli facciamo male pure, cioè... Queste non si fanno nulla? Ah, ci picchia però. Ecco, solo questo volevo fare. Non te l'aspettavi, eh? Non so se mandare prima via Lasky. Allora, il mio attacco più forte ovviamente serve. Sì, però tesoro, un minimo. Non dico che devi proprio non sentirlo per niente, però... Un minimo, possiamo? Cioè, anche perché per essere giusti, no? Eccolo, grande! Grande, chi è stato? Grande, vai così. Però mi sa che... Ripeto, mi sa che così non facciamo niente. Wow. No, vabbè, mi sono girato all'ultimo. E ora! Sta arrivando il nostro attacco speciale. No, non arriva niente, cara mia. Arriva il mio attacco speciale ora. E te ne vai! E chi è rimasto? Da solo è rimasto il barboncino. No, non piangere. Non ci rimanere male. Mangia, perché non si sa mai.
Dov'è? Dov'è? Oh! Pure con la posa finale! Becca di questa! Sì, ora avete capito anche voi cosa saprò meglio quel giorno! Amico mio, che bello, che bello! No, non può finire così. Devo catturarne almeno uno. Attento, Timoni! Eh? Ma che... non mi ha colpito! No! Matteo, stai bene, amico? Sì, pare che quel raggio non mi abbia colpito. Ah, prima o poi questi cagnolini mi faranno diventare matta! Elzemek... anzi, Edna Lucenti. Sì, che cosa vuoi? Questo rapimento che hai ordito è un atto imperdonabile. Per questo la commissione disciplinare è ufficialmente sciolta a partire da ora. E adesso faccio un ultimo favore. Sparisci subito da questa torre. Cosa? Sul serio mi stai chiedendo questo? Sì, è questa la volontà dell'Accademia. Finché resterai qui dovrai sottostare alle mie regole. È questa la prassi. Signorina Edna, è terribile. La torre è stata circondata. I membri del comitato e la banda sono appena arrivati. Che si fa? Oh no. Pare che i miei piani siano andati in frantumi, eh. Ehi, ma quello... sì, è Nino! Non è possibile, anche lui è membro della commissione! Allora, che cosa volete fare adesso? Sì, ci sono. Ci sei? Che intendi dire? Voglio dire che questa accademia non mi interessa più. Me ne vado. Cosa? Dite sul serio, signorina Edna. Già, è la verità? Certo che sì. Sapete, ho delle ottime idee per il mio futuro. Cosa? Bene, ora è meglio che vada. A presto, terrestri. Forza, Nino. Andiamo. Sì. Ma quindi abbiamo vinto contro gli alieni? Temo di no. Ho paura che il Zemeckia abbia in mente qualcos'altro. Intanto, però, abbiamo cancellato per sempre la commissione. È vero! Inoltre siamo anche riusciti a salvare Emma da quella strega. Ehi, Gibastiano! Volevo ringraziarti per l'aiuto. Ero certa che saresti accorso qui. Puoi contarci, Emma? Sì, però guarda che ci siamo anche noi qui, non c'è solo lui. L'importante è che non sia ferita, a me basta questo. Hai ragione, Carlo, però i tuoi amici... Tranquilli, ragazzi, sto bene, dico davvero. Laura, Luciano, Francesco, vi vendicherò, promesso. Bene, ora andiamocene da qui. Dobbiamo fare il rapporto alla preside. Ottima idea, signor presidente, forza, sbrighiamoci. Papà! Oh, Emma! Oh, 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 tutto è bene quel che finisce bene. Non c'è niente di più bello dell'abbraccio tra genitore e figlio. Dimmi, piccola mia, ti sei ferita? Hai fame, sete, sonno? Ricordati che se non dormi almeno 8 ore al giorno, poi non sei in forma. Dillo a chi ne dorme 6. Dai, papà, non c'è bisogno che ti preoccupi ancora per me. Sì, hai ragione, mi dispiace. Ragazzi, grazie per aver salvato Emma. Di nuovo, lo apprezzo molto. Inoltre ho saputo che avete cacciato Edna dalla Torre Valore, ben fatto. Grazie. La ringrazio, abbiamo anche provveduto a sopprimere per sempre la commissione. A breve quindi la Torre Valore verrà completamente sgomberata. Ma c'è un problema. Ovvero? Il loro capo, Mazera, è lui che mi preoccupa più di tutti gli altri. Sbaglio, non l'abbiamo mai incontrato ancora. Esatto, il suo potere infatti ci è completamente sconosciuto. Anche io cercherò di ottenere qualche informazione su di lui, ma nessuno tra gli alieni ha mai osato aprire bocca sull'argomento. Ma loro si fidavano di lei, giusto? Allora perché non hanno detto niente?
È semplice, Aria. Probabilmente i suoi stessi scagnozzi hanno paura di lui. Hanno paura di lui? Beh, a me non interessa chi sia questo Mazara, Mazinga o come si chiama. Perché grazie al saltatore non perderò mai contro di lui. In effetti la tua nuova trasformazione è davvero un potere immenso. Ma dall'altra parte Arcofelino non sembra tanto collaborativo. Non sarà pericoloso fare affidamento su un yokai del genere. Beh, in tal caso possiamo sempre migliorare noi in primis. Hai ragione, e poi non possiamo sapere quando gli alieni attaccheranno di nuovo. Dovete sfruttare questi momenti di pausa per allenarvi e migliorare. Abbiamo afferrato il concetto, signor Presidente, dobbiamo diventare più forti. Sì, però, come possiamo fare concretamente per migliorare? Beh, assolutamente no! Ma, fratello, forse basterà godersi un po' di più la vita in accademia. Sì, in effetti non è una cattiva idea, potrebbe essere utile e rilassante. Avete ragione, in effetti questa scuola si rinnova ogni giorno sempre di più. Chissà, magari potreste scoprire anche qualche nuovo allenamento. A quel punto sono sicuro che la via della vittoria si rivelerà da sé. Fatevi avanti senza paura, giovani! Voi rappresentate il nostro futuro! Sì! E questo segnava la fine del DLC. Avevamo debellato la commissione e finalmente potevamo riposarci un po'. Già, potevamo goderci la vita in accademia, quindi i giapponesi poverini hanno dovuto aspettare anche l'altro DLC per porre fine alle avventure di Gibastiano e la sua gang. Ma noi no, noi continueremo nel prossimo episodio invece, che ci sarà di lunedì forse. Bene Nino, è il momento di mettersi all'opera. Quale sarà il nostro prossimo piano, signorina Edna? È tempo di creare una nuova organizzazione mai esistita prima. Cosa? Sto parlando di creare un paese. Un paese? Quello che non sapevamo, però, è che gli alieni avevano in serbo un nuovo piano molto, molto pericoloso.